Ci ritroviamo con piacere con Matteo Mecacci, che insomma è una vecchia conoscenza dalle nostre parti. È arrivata una bella conferma, miglior piazzamento della storia in quel di Cento, che è una piazza storica per dare della ottima pallacanestro anche a tanti appassionati di Reggio Calabria. Da lì è passato Giovanni Benedetto, insomma, per tanti anni. Come ti stai trovando? Va onestamente molto molto bene, diciamo che la società oggettivamente è una società in salute, fatta da imprenditori, hanno un consiglio di imprenditori, il presidente su tutti, ma insomma un consiglio di imprenditori molto serio, ma soprattutto molto appassionato, diciamo che sono i nostri primi tifosi, quindi ci tengono a ben figurare. Hanno appena finito di ristrutturare il palazzetto, cosa vitale, perché se pensi che questa piazza praticamente non ha mai visto la 2 dal vivo, cioè a 100, sembra qualcosa di incredibile. Quest'anno è la prima volta che abbiamo giocato nel nuovo palazzetto, ma ovviamente per cause Covid a porte chiuse, quindi è sicuramente una società in crescita. Diciamo che la retrocessione di 2 anni fa sono stati assimilati gli errori, insomma, che avevano portato magari anche ad una certa inesperienza, ecco, diciamo così, dal punto di vista dell'organizzazione, sicuramente dal punto di vista delle preparazioni ad affrontare un campionato così difficile come quello da due. L'anno scorso, fortunatamente, nonostante tutti i problemi che ci sono stati nel mondo per via del Covid, il campionato è stato abbastanza tranquillo e quindi adesso sono tutti focalizzati sulla vera novità, cioè il rientro del pubblico nel proprio palazzetto. Anche perché io ho visto video, ho visto fotografie dei momenti più alti del basket a 100, per esempio le promozioni, e il pubblico lì, insomma, è un pubblico molto molto caldo, molto Sì, caloroso, che sta assolutamente. vicino alla piazza, insomma. Assolutamente. Che squadra La sarà? fortuna, scusa se ti interrompo, Sì. praticamente che il calcio esiste pochissimo e quindi la pallacanestro è il primo sport cittadino. Ecco. Sì. Che squadra hai in mente? Ma diciamo che ci piacerebbe ripartire da un'ossatura di quella che era la squadra dell'anno passato. Noi l'anno scorso abbiamo avuto qualche difficoltà in sede di mercato, ma perché realmente abbiamo avuto l'ufficialità del ripescaggio intorno al 5 di agosto, quindi avevamo approntato una squadra sia per vincere la Serie B, sia per vincere la 2, sia per mantenere la categoria in A2. Ovviamente però questo ha comportato anche il mantenimento di alcuni contratti della Serie B dell'anno precedente. Quest'anno con le mani un po' più libere abbiamo scelto di ripartire da uno zoccolo duro di giocatori. Ranuzzi e Gasparini avevano il contratto, abbiamo confermato Moreno, sicuramente confermeremo Matteo Berti, probabilmente confermeremo anche Mick Hjulkatan, quindi 5 giocatori già diciamo che hanno lavorato con me anche la passata stagione. Accanto a loro vogliamo inserire 2 giocatori più di esperienza di questo campionato, sia dal punto di vista del talento che della taglia, e poi andare su 2 americani per cercare di consolidare un po' il lavoro dell'anno scorso, cercando appunto di raggiungere nuovamente una salvezza senza patemi e magari fare anche qualcosina di più se ci riesce, ecco. Ora, insomma, ho la domanda scontatissima, anche perché so che stai provando a organizzarti per scendere giù. Volevo sapere quanto ti manca Reggio Calabria. Beh, immensamente, immensamente. È paradossale perché il posto dove ho riscosso meno in termini economici è il posto che mi è rimasto nel cuore, più nel cuore, probabilmente perché ho riscosso tanto altro a livello emotivo e a livello Vabbè, c'era il ovviamente. grande mood, insomma, c'era un mood che ti ha spinto verso Ah, questa c'erano impresa. due mood, il mood reggino e quindi dei tifosi della Viola e quindi della città, era il mood che mi è rimasto nel cuore. Dell'altro mood è meglio non parlare, ecco, diciamo così. Parleranno ovviamente gli organismi competenti, come è normale che sia, con la speranza di avere almeno una risultante da quel punto di vista. E tornando a parlare invece di Reggio Calabria, insomma, è una storia la tua lasciata a metà, perché fondamentalmente un po' tutti ti rivorrebbero qui, chiaramente si attende nel futuro il momento propizio. Che idea ti sei fatto del progetto Pallacanestro Viola, che fondamentalmente è nato quando c'eri tu a Reggio Calabria, perché il Supporter Trust è nato proprio in quella stagione lì, vi ha anche pagato uno stipendio, se non ricordo male. Assolutamente, assolutamente, ma io credo che sia
ammirevole ovviamente quello che stanno facendo i tifosi, perché i tifosi hanno costruito praticamente una nuova società, hanno praticamente fatto in modo che la pallacanestro di un certo livello non morisse a Reggio Calabria. Questo in un momento storico molto difficile sia per la città che per il mondo in generale, sicuramente la pandemia non ha aiutato. È chiaro che, e questo lo dico col massimo del rispetto per i tifosi e per tutti quelli che fanno parte della nuova società, il palcoscenico di Reggio Calabria, avendo la fortuna di avere un impianto come il Pentimele, che è qualcosa di eccezionale se si pensa soprattutto alle strutture del sud, ecco, voglio dire, un impianto che ancora oggi è di grande, voglio dire, attualità, nel senso è quasi nuovo, voglio dire, il Pentimele rispetto ad alcuni palazzetti dove giocano anche squadre di A1, tanto per fare un esempio, Paladozza su tutti, il Paladozza è degli anni 60 se ci pensi, però oggettivamente meriterebbe almeno una categoria di più. È chiaro che una categoria di più o di un'alta Serie B per vincere, purtroppo, bisogna essere onesti, credo che sia possibile solo nel momento in cui verranno attirati degli investitori, che se fossero del territorio sarebbe meglio, perché sarebbero più legati ovviamente alla realtà calabrese e Regina in particolare, ma anche se venissero da fuori devono venire con risorse liquide molto importanti, cosa che massima ammirazione per i tifosi, però in questo momento solo con il supporters trust credo sia difficile. Ecco. Io proprio su questo allargherei un attimino gli scenari, perché è vero quello che dici tu, però fondamentalmente anche rispetto ad altri sport, il calcio su tutti, io credo che dal punto di vista normativo ed economico finanziario l'imprenditore americano, giapponese, chi ha dei capitali, insomma, chiaramente tra il calcio e la pallacanestro sceglie il calcio. Ci sono esempi come lo Spezia, come la Roma stesso, la Fiorentina con Commiso, non so se lo sai, è di Gioiosa. Racconta la leggenda che tanto tempo fa, dopo uno dei fallimenti della Viola, Commiso, attuale patron della Fiorentina, venne contattato per prendere la Viola, che all'epoca era in Serie A1, perché chiaramente era già plurimilionario. Poi c'è stato il discorso di Gallo, c'è stato questo incontro, c'eravamo un po' tutti illusi. Anche lì, se noi pensiamo a due giocatori della Regina e i loro costi, due su tutti, probabilmente con quei due giocatori si poteva fare 1-2 a salvarsi, carte alla mano e budget alla mano. Probabilmente questa pallacanestro deve anche cambiare scenari dal punto di vista degli ingressi economici per fare un salto di qualità, o no? Sì, assolutamente, il problema è che non è facile, questo discorso purtroppo lo sentiamo da tanti anni, la verità è che la pallacanestro più passa il tempo e più sta diventando, soprattutto ad alto livello, cioè parlo delle prime tre categorie nazionali, le prime due più qualche Serie B importante, uno sport di nicchia, ma come a 100, per dire, a 100 siamo fortunati perché ci sono dei tifosi che sono imprenditori e che quindi sponsorizzano. Ma oggigiorno un presidente, un proprietario che investe su una squadra di pallacanestro sa benissimo che lo fa a fondo perduto, cioè è un, fortunatamente per loro, sono delle persone che hanno i mezzi per farlo, che quindi è come se comprassero, con tutto il rispetto, un giocattolino con il quale si divertono e con il quale manifestano la propria passione. Ma in questo momento fare, non dico soldi, ma già chiudere in pareggio i bilanci delle società delle prime due o tre categorie è un miracolo. Difficile. Poi vengono chiusi ugualmente perché a fine anno vengono ripianate le perdite, ma ovviamente non ci sono introiti. Quindi è chiaro che il sistema andrebbe cambiato, ma servirebbe un sistema che permettesse sì di poter lavorare, come dicono tutti, sui giovani, premiando lo sviluppo del settore giovanile per produrre eccetera eccetera, ma allo stesso tempo servirebbero le condizioni per invogliare le persone che hanno più soldi ad investire nella pallacanestro, anche per quanto riguarda lo spettacolo e le prime squadre, perché poi ovviamente il futuro dei giovani sono importanti, perché se ti riesci a ricreare certi tipi di giocatori hai la speranza poi di avere dei prodotti fatti in casa, anche se le norme attuali non ti premiano, ma comunque crei un movimento uguale, perché crei allenatori, addetti ai lavori, arbitri, eccetera, eccetera, dirigenti. Poi è chiaro che esiste il professionismo, nel professionismo ci vogliono i soldi, però in questo momento è altrettanto vero che
servirebbero delle formule per cui tutti i soldi che investi non vanno a finire in un buco nero. Il problema è che se siamo stati tutti fermi o barra fermi durante la pandemia e non è venuto fuori niente di tutto questo, vuol dire che probabilmente diventeremo nonni e forse stiamo ancora a parlare di questo. E questo è chiaramente... Forse non interessa. Sì. Stai seguendo Siena? Sì. Lì ci gioca Monacelli, l'anno scorso ha giocato da queste parti a Catanzaro, insomma. E anche lì si tratta di ripartenze. Caserta con la scuola di basket Caserta, l'Academy, ha vinto la C-Silver. Qui abbiamo la scuola di basket Viola, che chiaramente non è la stessa cosa della pallacanestro Viola. A Siena si è ripartiti da un progetto similare. Probabilmente si tratta di provare a ripartire, provare a dire ci siamo, aspettando il futuro. Ma sì, ma anche perché alla fine io sono molto d'accordo, anche se capisco che è brutto, con quello che a volte dicono altri miei colleghi, altri dirigenti, persone che sono nella pallacanestro da una vita. La pallacanestro è un po' ciclica, nel senso che alla fine, guarda la Virtus Bologna, e ti sto parlando di una delle società più importanti, no? Dal punto di vista storico. Della tradizione, sicuramente. Voglio dire, bene o male, la Virtus Bologna, dopo aver vinto una Eurolega quando c'era Madrigali, è fallita, è ripartita dalla vecchia A2, è ritornata in A1, è retrocessa un'altra volta, ma ultimamente, 4 anni fa, voglio dire, ha di nuovo vinto la A2, ha attirato il patron Zanetti, che ha importato dei capitali importanti, ovviamente ha messo lì dei capitali importanti, ed è tornata per bravura, ma anche perché aveva allestito un roster di un certo rispetto, a vincere lo scudetto. Quindi che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che anche queste piazze storiche vivono e sono sempre vissute in base anche ai proprietari che avevano. Siena ne è un altro esempio. Siena ha fatto la 1 anche senza il Montepaschi, ma aveva dei proprietari. Quando c'è stato il Montepaschi, ha fatto qualche cosa che probabilmente non ritornerà mai più, Final Four della Lega, scudetti. Adesso che sono chiusi i rubinetti, è precipitata nelle categorie minori. Un giorno che tornerà un proprietario che ha voglia di investire 1 milione di euro, sembra tanto a dire così, ma magari nemmeno troppo, farà la 2. E questo è un po' il destino di tutte queste piazze storiche, Caserta, ma anche la stessa Viola che dicevo prima. Cioè, purtroppo queste piazze hanno sempre vissuto dei periodi d'oro in maniera, guarda Treviso, guarda Fortitudo, in maniera, voglio dire, entusiasmante, ma sempre legati, al di là dei tifosi, al di là degli abbonamenti, al di là del botteghino, a dei proprietari solidi e che investivano per divertirsi. Bene, infatti, per esempio, ce l'abbiamo davanti agli occhi, che la Virtus Roma, quando Toti ha iniziato a dire mollo, provava a dare la squadra a chiunque, ma questo chiunque non c'era, fino a quando con la situazione è precipitata. Giovanni, Milano, prima che diventasse proprietario Armani, aveva scampato una retrocessione, ma stava fallendo. Cioè l'Olimpia, che penso sia una delle pochissime società in tutta Italia ad avere ancora il vecchio codice FIP di quando è stata creata, perché Siena non ce l'ha più, la Fortitudo non ce l'ha più, la Viola non ce l'ha più, eccetera, eccetera, stava fallendo. Cioè alla fine, se non entra Armani, era fallita l'Olimpia Milano. Va bene, e qual è il posto che ritroverai con più piacere a Reggio Calabria? Boh, ce ne sono tanti, onestamente. È chiaro che una visitina al Pentimele, se l'imperatore mi apre, ce la devo fare per forza, perché oggi... Sì, secondo me ti aprirà. Devo essere onesto, mi piange il cuore, non so se tornare al centro Viola, che mi hanno detto essere in condizioni purtroppo disastrate. Io so che ci sono segnali di ripresa gestionale, però chiaramente fin quando non vedo, non credo, so anche che ci sono tantissimi lavori da fare, anche perché la pandemia ha portato ancora più disagi, ancora più danni, in un qualcosa che chiaramente andava tenuto vivo fin dal giorno successivo alla liberazione, diciamo così. Sì, anche perché, ripeto, io mi metto nei vostri panni, io sono senese a Reggio Calabria, ci ho lavorato una volta solo, un anno solo, però entrare lì, al di là di quando è stato il reato, ma entravi e c'era tutte le fotografie, Zorzi, Recalcati, Gebbia, Volkov, Garrett, Ginobili, eccetera eccetera, tutti gli articoli di giornale, pensare che adesso ci potrebbe non essere più niente, a me personalmente
mi mette KO. Immagino a chi è tifoso della Viola che cosa possa comportare. A parte che lì successivamente al fallimento già c'era stato un grande disagio, è stato già abbastanza svuotato. Io ho ripescato un filmato di quando fu inaugurato il centro Viola e ti posso garantire che vederlo lì, cioè, mi piange il cuore. Spero che questo finanziamento e questi interventi arrivino e che ci possano essere anche le persone pronte a gestirlo, perché essendo un bene pubblico non è così facile trovare chi se ne può occupare. Non è che lo apri e domani fai il bando e qualcuno lo vince. Come il centro sportivo Sant'Agata, senza la Regina, senza Luca Gallo, sarebbero delle paludi in mezzo al fiume, insomma, che sgorga. Il verso discorso degli imprenditori, no? È sempre lì. Sì. Però comunque diciamo che poi qualche ristorante, qualche gelateria, qualche pasticceria da visitare a Reggio Calabria ce l'ho, ecco, di posti particolari. Assolutamente. Matteo, io ti lascio perché so che sei alle prese con gli allenamenti, perché non ti fermi mai, e ci vediamo di persona quanto prima. Un abbraccione e sempre forza Viola. Ciao, alla prossima.